Sarebbe stato uno shock anafilattico la causa del decesso di un 64enne di Petina, Giuseppe Villani. L'uomo si trovava in campagna quando, dopo essere stato punto da un insetto, ha avvertito un diffuso malore. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118. L'uomo purtroppo ha perso la vita. La salma è stata trasportata all'ospedale Luigi Curto di Polla per ulteriori esami che dovranno fare luce su quello che è accaduto. La comunità di Petina è naturalmente sconvolta da questa notizia. Ad esprimere profondo cordoglio per quanto accaduto anche il primo cittadino di Petina, Mimmo D'Amato, il quale è legato al 64enne anche da un rapporto di amicizia.